con la chiusura delle attività censuarie che hanno consentito di fotografare la situazione della popolazione e delle abitazioni della città, aggiornata all'8 ottobre 2011, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo sono stati premiati i fortunati vincitori del concorso Partecipa al Censimento 2011 e Censimento e Scuola, promossi dal Comune di Napoli per incentivare la collaborazione dei cittadini alla compilazione dei questionari, soprattutto attraverso la nuova modalità informatica. Più del 75% dei modelli delle famiglie di questi ragazzi sono stati compilati online, quindi diciamo siamo molto vicini in alcune classi al 100%, quindi un risultato encomiabile che non solo l'Istat Campania ma tutto l'Istat nazionale ha guardato con grande soddisfazione. Tra i doni in palio numerosi computer portatili, videoproiettori e per gli alunni delle scuole partecipanti anche atlanti e biglietti per le partite di calcio. La premiazione è stata anche l'occasione per fare il punto sui primi dati relativi alla città emersi dalle rilevazioni diffuse dall'Istat. Ci attendiamo per la metà di giugno il dato definitivo che raccoglie lo sforzo che ancora si sta facendo per alcune frange difficili, quali gli stranieri, con i quali sono state attivate operazioni ad hoc. Ad oggi abbiamo censito 960.000 residenti nella nostra città, un dato che registra un decremento di circa 55.000 unità rispetto al dato di 10 anni fa. Una risposta via internet molto molto positiva, quasi il 30% della popolazione ha risposto in via informatica. Un dato che ci ha sorpreso in positivo è che hanno risposto in maniera apprezzabile soprattutto i quartieri più poveri, insomma, della città. Il quartiere di Scampia si attesta al primo posto, a seguire Ponticelli. Questo è un dato che ci lascia assolutamente ben sperare per il futuro.